Dove sei nata, Gogliarda? Dunque, io sono nata a Catania, ma ci tengo molto perché sono nata a San Berillo, che è un quartiere come fosse qui Trastevere, ma molto più malfamato. Eravamo 7 rimasti da 10, sarebbero stati i figli. E dei quali 3 perduti, non è che voglio fare pianti o cose del genere, perché era la storia di allora, 3 perduti nella lotta antifascista, come allora si chiamava, cioè la lotta prima per il padronato, contro il padronato e dopo per il fascismo, e ne ho persi 3, se no saremmo stati 10. Una banda incredibile, straordinaria, dove c'era tutto. Scusa se un attimo, un altro salto la tua domanda, perché c'era tutto. Era veramente, perché le famiglie piccole non vanno, capito? Perché c'era, io ho l'esempio di casa mia, c'era tutto, c'era già per esempio il leninista sanguinario, che era un mio fratello, che insultava mio padre e mia madre perché erano socialisti utopici e anarchici. Poi c'era il conservatore che diceva che l'unica strada, come dicono adesso, è la via di mezzo. Insomma, io ho vissuto in una piccola società, hai capito? No, ti chiedevo a che punto eri tu della... Dunque, io ero l'ultima. E naturalmente, come ultima, ho pagato tutte le conseguenze e ho avuto anche tutte le gioie, perché avevo dei fratelli che... quello più giovane prima di me aveva 16 anni più di me. Quindi tua madre aveva già una certa età quando sei nata? 48 anni. 48 anni. Sì, e lo fece di avere un figlio, lo fece perché mio padre aveva perso Gogliardo, affogato dai mafiosi allora, già col padronato, all'inizio del fascismo nel 22, c'era già l'inizio del fascismo, quindi c'era la mafia che allora si alleava col fascismo, perché non è vero, la mafia ha avuto vari cambiamenti, la mafia come la massoneria non è una cosa che è nata in un modo ed è rimasta identica, la mafia a volta è stata antifascista o no a secondo, all'inizio si era alleata alla nascita del fascismo perché credeva di trovare, hai capito, di trovare risposte alla sua convenienza. E è stato Gogliardo, è stato affogato alla Playa, che è una bellissima spiaggia rovinata adesso, fuori di Catania, a 16 anni. Chi era il leninista sanguinario? Mio fratello Ivano, bellissimo, naturalmente. Era severissimo, mi ha fatto soffrire proprio. Io sono, insomma, con il mio pronipote siamo 5 generazioni di atei, plagiati dall'ateismo. E dico, miei fratelli, allora, per avendomi levato Dio, che non è una cosa da niente, diciamo, no? Cosa mi hanno dato? Il teatro, l'arte e il marxismo, il loro marxismo primario, no? Il loro marxismo primario. Però questi signori non era Dio che volevano combattere la burocrazia e le ruberie del papato, che ci sono sempre state, come tutti i regni, che poi non ho capito perché gli italiani adesso si devono tanto meravigliare che facendo politica si ruba, insomma. No, dico sì, d'accordo, poi hanno rubato troppo, però dico, mi pare una cosa un po' da ridere questo, insomma, questo si sa. Dico, Giulio Cesare aveva i bottini, lo chiamavano Cesare il bottinaro, si potrebbe dire, Sordi potrebbe dire, Cesare che veniva col bottino e volendo tutte le cattedrali del mondo sono state fatte per sensi di colpa da quelli che hanno depredato gli altri paesi. Certo, da questo hanno esagerato, però anche questo moralismo che è venuto adesso a me mi pare proprio destabilizzante. Gogliarda, tornando alle origini, tu sei andata a scuola? No, perché papà non voleva che io seguissi le scuole di regime. Non voleva, perché diceva mi facevano una piccola cretina, piccola italiana cretina. Quindi hai imparato a casa? Io ho imparato a casa sotto una scuola severissima di tutti questi miei vari fratelli. Libero mi insegnava musica, Ivano e filosofia, tutto. Ah, ti dico che io piccola, avevo 5 anni, una volta mi lamentavo perché casa mia era piena, c'avevamo tutti gli strumenti, tutti suonavano il pianoforte, piena di libri, perché era considerata la cultura come il pane. Un elemento primo per crescere. E
E naturalmente che mi succede? Che questo mio fratello Ivano, che è stata la mia croce e delizia, il grande amore della mia vita, non ho più amato nessuno come ho amato lui, da piccola piccola, io una volta che mi lamentavo che la mattina c'era il pane duro, perché veramente tutto, mio padre ne manteneva, perché manteneva tutte queste persone, in più la tata, e in più manteneva tutti gli amici, perché la domenica eravamo sempre in 14 a tavola, ogni tanto pignoravano tutto, ogni tanto non c'erano soldi, perché per quanto avvocato potesse essere, dico, e di grido, e chiaramente poi faceva politica, faceva il giornale, capito, spendeva pure per la politica, lui. Ecco, mio fratello naturalmente che cosa ha trovato per darmi un rigore ateo, perché devi sapere che il rigore ateo è una cosa terribile, che non c'è cristianesimo che tiene, no? Il rigore ateo era che mi dice, ma come tu ti lamenti? Ma devi sapere che Marx, per scrivere Il Capitale, ha fatto morire di fame sui figli, perché io mi ingollavo sto pane, terrorizzata. E questa è una storia mitica che si tramandava. Ti ha condizionato molto poi, questo rigore? No, mi ha condizionato al punto che io ho dovuto fare un'analisi, se no non mi salvavo, un'analisi vera, buona analisi freudiana, stretta. Ho dovuto fare un'analisi perché non ce la facevo. Proprio a vivere verso i 36-37 anni, all'età di Dante, metà del cammino di nostra vita, che mi ha però aiutato moltissimo. E certo, sono cose che condizionano come uno che nasce da una famiglia quacchera, come una famiglia... Non voglio fare la vittima adesso, però queste educazioni molto rigide è chiaro che condizionano. Tu quando sei venuta via dalla famiglia? Rivenute a Roma, mi hai detto. Sì, con mia madre. Con tua madre. Con mia madre, assolutamente. Ma è rivenuta non in vacanza, è rivenuta a vivere? No, ero venuta assolutamente, perché avevo fatto la domanda, perché mio padre aveva saputo che c'era una scuola di recitazione e lui voleva che io facessi recitazione, perché c'era ancora il fascismo. Non si sapeva se quanto sarebbe durato questo fascismo, quindi non potevo fare politica, non potevo fare tante cose e poi lui amava molto il teatro e mi iscrisse all'Accademia d'Arte Drammatica. Tu eri molto giovane quando sei venuta in Accademia? Io ho 17 anni. E il tuo primo amore dopo tuo fratello Ivan l'hai conosciuto a Roma? No, io poi ero all'Accademia, io avevo l'idea di espatriare. Non mi potevo innamorare perché sapevo che io dovevo andare via dall'Italia. Come tutti i siciliani io volevo andare a New York. Quindi io sapevo che se mi innamoravo non sarei più potuta andare via. Poi subito ci fu che i migliori nostri amici anche dell'Accademia partirono partigiani e restarono i peggiori, hai capito? Quindi c'era poco da innamorarsi. Non solo, c'era anche questo, c'era poco da innamorarsi e quelli che partirono morirono tutti i partigiani, così, capito? Allora c'era anche il fatto della guerra che non si può comunicare, che quando tu sai che quel ragazzo può partire, andare a morire, non ti innamori più, almeno un organismo come me. Fai una... Niente, io se non incontravo Citto, il Maselli, ma credo che arrivava a 30 anni, vero? Quando l'hai incontrato, Citto? Citto l'ho incontrato nel 48. 47. 47, nel 48 dopo un'amicizia molto bella. Ci siamo messi insieme nel 48 con mia madre, che è stata la prima a innamorarsi di lui. Ah sì, come l'hai conosciuto? Perché io mai, un uomo, se non piaceva a mia madre, per me non esisteva. Invece quando ha visto Citto, arriva il tuo Citto con le scarpette bianche, perché lui era così povero all'epoca, anche se figlio di professori, era così povero, che portava delle scarpe dello zio. Questa è una storia che può divertire. Perché doveva vestire con tutti i vestiti di questo zio ricco, che però era 1,80 m. Citto lo sai che è piccolino, no? Quindi aveva dei paltò rifatti che sembravano da donna, dei paltò rifatti. E venne una volta tutto felice a trovare mia madre, perché aveva, si era potuto finalmente, guarda nel 48, si era potuto finalmente comprare un paio di scarpe di gomma. Blue jeans e scarpe di gomma della sua misura. Tu avevi 25 anni allora, mi sembra. Sì, ma Citto anche Citto era molto giovane. No, ma Citto mi ha fregato, perché lui, quando poi ci siamo messi insieme, ogni anno lui compiva 18 anni.
Quindi questo, anche nella mia distrazione, dopo 3 anni, una volta me lo fece notare Antonioni, mi disse, ma Citto sempre 18 anni c'ha, perché lo doveva aver fatto anche con lui, quando ha cominciato a fare l'aiuto di Antonioni. Dico, ma già. Allora a un certo punto dico, senti Citto, tu mi devi dire, ma perché compi sempre 18 anni? No, è diventato rosso così, sai come fa lui, tu lo conosci benissimo. No, perché io, sai, un giorno avevo paura, perché se tu, poi io ti dicevo che avevo 16 anni, poi tu non volevi uscire con me come amico, eccetera, così. Dico, va bene. E sono rimasta impressionata, perché insomma io stavo con un ragazzo, mi ero messa con un ragazzo di 16 anni e poi mi disse una cosa bellissima, questo si può dire, guarda. Dice, sai, perché io poi non ho avuto difficoltà, perché io la carta di identità l'ho cancellata per andare al casino. Dice, dove avevo molto successo, mi disse, mi chiamavano Schubert. Schubert? Questo per dire l'epoca, si può capire, era un'epoca di... Siete rimasti insieme molti anni? 20 anni, no, 18, 18. 18 anni. Lui ha fatto anche il suo primo film molto giovane. Sì, a 24 anni o 22, 22 anni. Tu l'hai... Andati. Sì, io ho lavorato con lui, ho lavorato come si faceva una volta, senza i nomi, le cose. Io ho lavorato con lui, abbiamo fatto 60 documentari, questo me lo ricordo. Io ho imparato dal cinema tutto, e da Citto, dalla macchina da presa, io ho imparato a scrivere. Perché ero troppo accademica io, anche non avendo fatto le scuole, io avevo un italiano troppo preciso, capito? Allora la macchina da presa, tu lo puoi capire, mi ha dato questa cosa che allora poi era modernissima, io già amavo il cinema, il mio mito è stato Jean Gabin, no? Ma non Jean Gabin la donna di Jean Gabin io. Sì, essere tu Jean Gabin. Sì. Dopo che ti sei separata per Citto sei rimasta a lungo sola? 10 anni. 10 anni da solo. Anni di felicità. Stavi benissimo? Benissimo. Benissimo, cioè, chiaro, io poi vivo degli amici. Certo. Vivo con gli amici, piena di amici. Mi hanno, certi amici allora alla page, mi hanno costretto, ma tu devi fare vita sessuale, non puoi lavorare solo. Mi hanno spinto, ho avuto 2 o 3 avventure, 2 o 3 avventure... di vita, per carità, non sia mai, non ci voglio neanche pensare io. No, no, io sono una donna, ho bisogno di innamorarmi, ho bisogno di... No, niente, guarda, sono successe cose che se avessi il tempo di raccontartelo, guarda, di questa poveretta che... poveretta nel senso di sciocchina, in questo senso, che sai, la rivoluzione sessuale, sai, ti entrano, ricordiamoci i tempi, no? Ma tu così, fa male alla salute pure. Io difatti poi sono uscita da questa storia dicendo che fa male alla salute scopare. Scusa la parola, ma fa male alla pelle, ho cominciato a dire in giro. Sì. Sai, tutte queste passionali, queste che avevano trovato la liberazione e nel sesso, eccetera, così, una sola te ne racconto. Una volta incontro, posso anche dire il nome, perché credo, non credo che lui abbia un brutto ricordo, di c'ho un amico che si chiama Kunderi, allora faccio sempre l'errore, Kundera. Tu, L'insostenibile leggerezza dell'essere, l'hai letto? Il libro non mi è piaciuto, non è di quelli che mi sono piaciuti, è sentimentale, ecco. Guarda. Allora, con questo nasce un trasporto anche da parte mia, dico, ma fosse mai che una volta non mi va solo questa cosa di sesso terribile con questi poveracci che non sanno fare, che poi sono più imbarazzati della donna, lo sai? Ci sono anche pasticci che nascono proprio da poverini, questo l'ho capito dopo, che non è vero che l'uomo poi poveretto non c'ha i suoi guai o no. E poi, poi una come me, probabilmente chissà che li creava questi, ma poi ti racconterò. Ma poi avevano guai fisici, poi ti devo raccontare. No, perché avevano guai più fisici, perché uno non pensa, adesso mi do al libero sesso, ma sai che c'è qualcuno che ha qualche guaio fisico? Hai capito? Che ti succede? Imbarazzatissima. Lascia perdere. E allora, devi consolare. È bello, perché sono tutte utopie, no? Sì, cosa sono successe che non hai idea. Con questo, bellissimo, così, galante, come sono loro, cecoslovacco, pieno di cultura, parliamo, eccetera. Così. In che lingua parlavate? In mezzo inglese, mezzo francese, mezzo lui già capiva l'italiano. Sai come sono bravi questi? Arrivano. Sì. Insomma, una cosa, io lo porto a casa e avevo portato questa mia amica,
a casa per parare un po' come le donne all'antica, come sono io, volevo che stesse lei col suo fidanzatino per vedere se era il caso. Invece questa matta, per favorirmi questa cosa, ci ha detto, ah, noi andiamo al cinema, se ne va e mi lascia con questo. Al che comincia una storia che mi salta addosso, una storia terribile, dove questo probabilmente, abituato, poi ho conosciuto le loro donne, di 2 metri, forti, sono delle giovenche meravigliose, mi ha strapazzato, ma io capivo, perché lui già era grande, ma non è il grande nostro che è delicato, questi sono giovenche, capito? Avevano a che fare con delle donne così, lui pure è enorme, insomma, mi ha ridotto, intanto mi baciava che i denti mi si muovevano e il naso, io c'ho qui una cosettina, mi si era rotta e mi è cominciato a calare il sangue, lui si succhiava il sangue. Un vampiro? No, io ero innamorata, si era preso una cotta fisica, giustamente, ma con una sua donna andava benissimo, si trovava una bella giovenca enorme, no? Senza naso, delicato, e andava benissimo. Con me, no, non ti dico, mi ha squartato, un altro avrebbe detto sono stata stuprata, non è niente di grave. Delle delusioni delle avventure di prima? No, peggio, perché sono rimasta frigida completa, terrorizzata, anche se c'è un rapporto di intellettuale, di simpatia, stare attenti alle misure. E no, stare attentissime alle misure, i paesi da dove vengono. Le loro donne come sono. Probabilmente avevo bisogno di un giapponese, che mi dicono tutti che sono piccoli, delicati. Che so io, che so come sono io anche, capito? Questo mi massacra poi... Comincia a parlare della donna italiana, dell'innamoramento, di cose favolose come sa parlare lui, perché lui insegue una cosa di innamoramento. Lui, poverino, era proprio innamorato, credeva di aver fatto quello che avrebbe fatto con chiunque. Io mi tenevo, poi dico, posso andare al bagno un attimo? Sono andata a lavarmi il naso per non eccetera, così. Lui si è seduto il divano, era qua, mi ha fatto tutto un discorso sull'amore, eccetera, e poi si stava per... ritornare su di me, al che io ho detto, no scusa, io sono una che soffre, sono un po' malata, vediamoci domani. E domani vi siete visti? No, mai più. Perché aveva delle misure enormi, poverino, non era colpa sua, amore, non era... era educato sessualmente con delle donne forti che probabilmente, dico, non voglio in televisione, magari non lo mette, ma c'aveva una vagina così, dei fianchi così. Che so, io sono una mezza orientale, dico, avevo un cazzo così, sai ragazzi, come faccio, io dove lo contengo? E allora io ho detto, no, io aspetto di innamorarmi, di conoscere la persona, aspettare un anno prima di andarci a letto, come facevano le mie nonne, io sono un organismo preindustriale e me ne sto col mio organismo preindustriale, hai capito? Quando hai cominciato a scrivere? Io tardi, e anche questo c'è una spiegazione, perché io non volevo scrivere. Io non volevo scrivere perché a casa mia, c'è passato anche Brancati da casa mia, Brancati giovane, è che io vedevo questi che poi sono andati a finire quasi proprio nei, come si chiama, scuola, dove sono, nei libri di testo, che venivano a chiedere le 100 lire per mangiare. Quindi io vi dico la verità, avevo il terrore economico e l'avessi seguito, perché io sono caduta in miseria per scrivere. Cioè per me scrivere era una follia, capito? Ed è vero, avevo visto giusto da bambina, perché non rende. Ho ceduto per colpa di Citto sempre lui, perché una notte non ne potevo più, era morta mia madre, non riuscivo a uscire da questa fatica del lutto, che non sapevo che si chiamava così, però che era, appunto perché non lo sapevo, era terribile. E una notte ho scritto, difatti, apri una poesia, che era mia madre morta, capito? L'ho presa, l'ho scritta, lui dormiva un sonno pesantissimo nel letto, io accendo la mia lucetta e scrivo questa poesia. E l'ho presa e l'ho buttato lì. La mattina, Citto mi fa, che facevi stanotte? No, si è messo a guardare, come fa lui. Ha visto questa poesia, è rimasto entusiasta. Dice, non lavori più con me, ma ha chiuso in casa e mi ha costretto a scrivere. E cosa hai scritto? Ha scritto un romanzo lunghissimo, poi l'ho riletto e volevo bruciarlo. Poi ho detto, no, lo devo tenere
perché una delle dannazioni, anche quello che sta succedendo in questo momento, è la mancanza di memoria. Su questo voglio poi tornare con te, proprio la mancanza, proprio è la dannazione dei popoli, il non ricordare. Guarda che è terribile. E il primo libro che hai editato? Disastro. E Lettera aperta con Garzanti nel 67. E devo questo a Bertolucci, ti parlavo Attilio. Prima, Attilio, perché lui, persona religiosa, persona... Senti, per parlare di Bertolucci ci vorrebbero troppe ore. Persona straordinaria, proprio piena di dubbi, piena di insicurezze, piena di certezze, sempre belle, grande egoista, lo chiamano il grande egoista di fatti, no, anche il grande egoista, ma che rientra perché lui ha usato l'egoismo per salvarsi, per non disperdersi, capito? L'egoismo gli è servito per avere questa cultura immensa, perché uno degli ultimi persone che non esisteranno più, come era il papà di Citto, Maselli, con questa cultura umanistica che allora dava la scuola, che era una cosa straordinaria, che a loro poi gli bastava come compenso parlare, questo che stiamo perdendo, loro parlare, dire, raccontare, capito? Anche papà di Citto, Ercolino, no? Questo grande... E dicevo, lui, pur essendo un religioso, mite, se leggi le sue poesie, c'è l'amore, c'è la cosa così, ha capito quel libro e mi ha appoggiato, perché non sarebbe uscito, e che è un libro abbastanza feroce. Quanti altri ne scrivono? Non sarebbe uscito oggi, come non sarebbe uscito Pasolini, se non c'era... Ah, se non c'era Attilio Bertolucci. No, sempre col grande editore che è Garzanti, che leggeva le cose, No, non uscivano, sai, no? Oggi non potrebbe più uscire un giovane come eravamo noi allora, così, terribile. L'Università di Re Bibbia quando l'hai scritto? Lettera aperta 67 è uscito, Il filo di mezzogiorno 69 e poi viene l'Università di Re Bibbia. Questa è su una tua esperienza molto forte. E quanto tempo sei rimasta in carcere? Due mesi, nemmeno un mese e mezzo, credo. Sì, pochissimo, perché purtroppo mi hanno tirato fuori. Perché io avrei avuto... Io se riuscivo a restare sei mesi... Chiedi a Renata. Renata andava a lei a dire tenetela qua perché io volevo restare. Cioè, ho anche i testimoni, dico. Io volevo restare perché se ho potuto... Rinnovare il mio linguaggio con questo mese e mezzo, no? Rinnovare il mio linguaggio con Lettera aperta, con l'Università di Re Bibbia, perché mi ero, quello si usava una volta, ma che lo ridico, mi ero imborghesita, mi ero troppo specializzata nella scrittura, mi ero, infragilita, come una persona che perde le mani, troppo lavoro intellettuale, troppo ricerca, troppo stare sempre in mezzo... In mezzo agli intellettuali, troppi cavilli, troppe eccetera, così io lì sono rinata. Renata è una tua amica che hai conosciuto in carcere? Certo, è la protagonista di questo e del secondo libro, certo. E mi si è rinnovato il linguaggio e se io riuscivo a stare lì sei mesi mi pulivo meglio. C'è chi sciacqua i propri panni in Arno e chi a Re Bibbia. Re Bibbia essendo un carcere però facile, non faccio l'eroina. Tu sei stata assolta per il reato per cui sei andata in carcere? Sono stata assolta, sì. E... Senti, me lo riassumi il reato qual era? Perché non tutti lo ricordano. Che ho rubato. Io ho rubato a una mia amica dei gioielli. Ho rubato dei gioielli e dopo, per poterli vendere bene, ho rubato a Titina, mia sorella e cognata, la carta d'identità, perché somigliamo esattamente, siamo precise sul... Sorella di Maselli. Di Tina sono rimasta un po' male, perché io pensavo che lei, fra Londra, Parigi, donna evoluta, insomma, Orson Welles, conosceva Orson Welles. Infatti, un po' una delusione della gente del cinema l'ho avuta, perché se io facevo questa cosa col processo,
a New York ci avrebbero fatto subito il film, perché era anche un film umoristico, cioè poteva essere anche un film. Questi invece si sono scandalizzati proprio con Leanda che ruba, è successo, guarda, questo mi ha deluso. E devo dire, purtroppo, Titina pure si è spaventata di me, dei carabinieri, l'idea che se uno ruba può fare tutto, sai queste cose? Sì, queste, sì. Non ha capito la ragione, la ragione dove c'entra anche il mio essere siciliana e pirandelliana, dove c'è la corda pazza. Sì. Mi è scattata una corda pazza, perché io veramente non, questa casa che ci sto da 50 anni, 45 anni adesso, io mi vogliono talmente bene che dovevo, allora non mi ricordo se 6-7 milioni non mi mandavano lo sfratto, perché mi vogliono bene anche gli avvocati. Lo sfratto, non avevo soldi. Questa mia amica, che poi spendeva un sacco di soldi per me, per andare al Tulà, eccetera, così. Io ho cominciato ad avere dei dubbi su di lei, guarda che ci siamo volute molto bene, io praticamente le voglio ancora bene, però per la prima volta in vita mia ho messo, rubando, l'ho messa alla prova. Perché lei mi diceva sempre, quando le mancava qualche gioiello, guarda che era molto ricca, ma ne mancava qualche gioiello, perché 10 anni quasi di vivere insieme, andare in vacanza insieme, io ero disponibile perché lei viveva qua vicino a me, non c'era, non avevo uomini, era una compagnia molto simpatica, perché lei poi è una donna straordinaria, secondo me anche lì l'hanno consigliata male, guarda. Allora io, e c'avevo proprio un'attrazione, perché sai che mi innamoro delle donne, no? Io di te sono stata innamorata come una pazza, Io mi innamoro, non sono diventata, io, il mio sogno era di essere bisessuale, ma alla vista delle lesbiche mi hanno castrate, mi hanno bloccata. Questo non in casa, non in famiglia, mi hanno bloccato proprio alla vista di questi che... Io in quel momento era il periodo che c'era stata la crisi, quindi io con 200.000 lire potevo ospitare e pagare la casa, eccetera, così. Ti ricordi nel 70 che andò tutto a rotoli? E io per scrivere il mio romanzo ho venduto i quadri, perché ero piena di quadri di Vespignani, di Leoncillo, e ho venduto per finire il mio lavoro. Dico, lei che ha visto tutto questo, che mi piace molto lo scritto che ho fatto io, è arrivata, perché io avevo l'uomo, è arrivata che io gli chiedevo i soldi per fare le copie del libro, perché non lo potevo spedire, e lei, fai conto, allora 200.000 lire già costava, sai, fare le copie, e lei dopo una settimana me le richiede. Che non ero più elegante, perché non avevo più soldi per comprare. Mi fa queste cose proprio da gretta sorella, zia di quelle brutte, madre, essendo lei più giovane di me. Al che io comincio una rabbia. Infatti lei gliel'ho mandato a dire dal carcere, lei è stata fortunata, perché io sono molto violenta, poche volte nella vita sono stata violenta. Però io, se non la potevo rubare, dovevo sfogare questa mia emozione e io l'avrei menata. Ma menata di brutto. Ecco, io ho pensato questo. Siccome ero in dubbio su di lei, non riuscivo a liberarmene perché ero molto affezionata. Lei poi mi diceva, c'aveva sto cofanetto di gioielli e diceva, mi è sparito questo, sarà stata Terry la sua amante. Sarà stata Terry, sì, ha ragione, se l'è preso perché gli ho fatto un corno. Al che comincio a dire, noi avevamo solo un'amicizia. Dico, voglio vedere se io la rubo, se lei parlerà così con una terza persona o se mi denuncia. Se mi denuncia è una carogna e non la vedo più, mi levo dalle palle, scusa, mi levo dalla testa. Mi levo dalla testa questa che ci siamo volute bene, ma è stato un equivoco, perché succede. Se non mi denuncia, vuol dire che io ho pensato male e le restituirò i soldi. Un'amica non si denuncia, amore. No, infatti, non si denuncia. No, ragazzi, non esageriamo. Tutto questo ho detto al giudice, questo giudice che era felice, perché c'erano... Non è che io lo prendevo in giro, perché era anche vero questo, capito? Lo sai come succede con gli imputati che stanno dietro quel balconcino, no? Mi sembrava una pièce teatrale, proprio questo balconcino, incredibile, Dionesco pure, cioè qualche cosa, Con il giudice non ti fa mai parlare, lui ti interroga, guai se tu vuoi parlare. Con me lui
aveva così piacere intellettuale, perché non era solo che si divertiva, piacere intellettuale di parlare perché si ruba i gioielli a una donna, del perché di tutto questo, che appena io facevo così, dice, vuole parlare signora? Ti faceva parlare. Ti volevo dire per finire, sono stata assolta, cioè sono stata assolta dal dolo, condannata perché il fatto c'era stato, e quindi 4 mesi di carcere con la condizionale, hai capito? Però senza il dolo, cioè non sono una ladra, quindi non sono iscritta. Adesso potrei fare un grande furto, veramente. Ti sei sposata poi? Mi sono sposata con il mio attuale marito, Angelo Pellegrino, professore di latino e greco, traduttore di Epicuro, che è un altro che mi ha mentito, perché mi è stato presentato da una mia amica che mi presenta questo Angelo Pellegrino dicendomi, mi convince quando mi dice, sai, è un comico. Io ho la passione dei comici, perché se tu ci pensi bene, anche Citto è comico, comico spontaneo, no? Io ho la passione dei comici, ah beh, allora lo conosco se è un comico. E lui per un anno mi fa credere di essere colto, eccetera. Ma nemmeno tanto, insomma, parlava, eccetera, così mi fa credere di essere un attore comico. In quel periodo poi lavorava, perché era il periodo che lavorava molto. E poi al momento che ci siamo messi insieme viene fuori l'intellettuale, capito? Professore di latino e greco, proprio mi ha dato una di quelle fregature. Guarda, una fregatura. Siciliano, palermitano, quindi... Quindi proprio con l'humor nero palermitano, con tutto quello che comporta. Ed era, secondo lui era un attore comico, capito? Quindi vedi, due menzogne. Sì. L'età... Com'è che hai deciso di sposarti? Che dunque, io ho deciso perché ha voluto lui. Mm-hmm. Ha voluto lui. Ed essendo molto più giovane di me, parlammo anche con Citto, e io non potevo... Diventavo offesa a non sposarlo. Perché la Morante ebbe guai in questo senso, con ragazzi che dettero i numeri. Se era un uomo della mia età non ci sarebbe stato problema, ma essendo molto più giovane di me, perché ha 23 anni meno di me, e poteva sembrare offesa, sembrava che io lo volessi come passatempo, come... capisci? Gli amici, ma tra virgolette, sino a che sapevano che tu avevi una storia con Angelo che aveva 23 anni meno di te, erano tutti consenzienti, d'accordo e andava bene. Quando l'hai sposato? È stato lo scandalo. Era uno scandalo. Perché, appunto perché si poteva offendere lui. Uh-huh. Perché in tutte le elite del mondo tu puoi avere, anzi è un vanto, certe persone, diciamolo pure, noi siamo ad un'elite, siamo persone che di salotto, eccetera. Allora, nel salotto, portare come una volta era il Cicisbeo, portare il tuo ragazzo diventa una cosa sfiziosa di donna libera, intellettuale, una cosa francese, una cosa così. Al momento che tu lo sposi, e non so cos'è nato in loro, io non pensavo questo. Ma in loro è nato un rifiuto di questa cosa, un rifiuto assoluto, hai capito? Questo bisognerebbe chiedere a loro se si ricordano il perché. Tu hai molti dubbi? Sempre. Certezze del dubbio ho intitolato, mm-hmm, il libro adesso che ti do su Renata, sì. Ti dà senso dell'umorismo, dal dubbio nasce l'umorismo. Io credo che l'unico antitodo alla religiosità fanatica, la religiosità va benissimo, perché c'è anche una religiosità sul dubbio, rarissima, ma c'è, che ha Attilio Bertolucci. Sì, conosciuti altri, anche donne, donne straordinarie. Ma penso che l'unico antitodo al fanatismo, come dice Voltaire, verso l'ideologia, anche verso l'utopia, la più bella utopia, no? Anche l'utopia più bella, eccetera. Solo il dubbio ti può salvare.